Oggi gelato biscotto senza uova, andiamo a vedere subito come si fa. Iniziamo con il primo ingrediente, versiamo in una ciotola capiente il latte condensato. Vi ricordo che tutte le dosi e la ricetta la trovate al di sotto dell'info box, sotto al video. Al latte condensato aggiungiamo la panna da montare, il mascarpone. Con l'aiuto di una spatola andiamo a rompere, diciamo, i pezzettini di mascarpone e a cercare di amalgamare bene il tutto. Adesso con delle fruste elettriche andiamo a montare fino a rendere il composto montato e spumoso come una spanna montata. Il nostro gelato al tiramisù è pronto, adesso possiamo andarlo a mettere da parte e prendiamo un contenitore rettangolare dove andiamo a posizionare i biscotti uno a fianco all'altro. Dobbiamo scegliere un contenitore ben stretto, magari facciamo la prova prima di mettere il gelato perché poi dovremmo andarli a tagliare, quindi il contenitore deve essere della giusta misura e dei biscotti che andremo a mettere all'interno. Sopra i biscotti versiamo il gelato, livelliamo bene con un cucchiaio e ricopriamo nuovamente con i biscotti. Vi ricordo che nella parte inferiore dovete mettere il biscotto a testa in giù e nella parte superiore, come vedete praticamente nel video, in modo che poi quando andremo a tagliarlo da ambedue i lati i biscotti saranno, diciamo, con la parte superiore rivolta verso l'esterno. Andiamo a posizionare tutti i biscotti adesso semplicemente in freezer per almeno 3 ore. Ed ecco qui, dopo 3 ore di freezer i biscotti sono pronti, lasciateli un po' a temperatura ambiente per facilitare l'operazione del taglio, perché ovviamente il gelato è abbastanza duro. Tagliateli in monoporzione e semplicemente il vostro biscotto gelato al tiramisù è pronto. Potete conservarli in frigorifero per tutto il tempo che volete. Una ricetta velocissima, se volete altri gusti di questo gelato biscotto fatemelo sapere con un commento. Spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, un commento, condividete il video e niente, vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!